Manerbio, Gino Bettella, parliamo di cavalli o di altro? Direi di cavalli, siamo qua a Manerbio. Prima di poi cavalli... possiamo parlare anche di qualcos'altro se vuoi. Senti, come stai? Com'è andata questi primi due giorni? Ma i primi due giorni bene, ho portato dei cavalli anche giovani da lavorare, da portare avanti, e delle cavalle di due cavalli di 9 anni che hanno saltato le 35 e le 30 bene, e una cavalla mia che salta domani il Gran Premio, che oggi è rimasta a riposo, e domani speriamo bene il Gran Premio. Che ieri ha saltato comunque. Sì, lei salta sempre bene, è una figlia di Ogano City, 10 anni, adesso ne fa un po' di esperienza, ma sta saltando benissimo. Percorsi un po' difficili? Cosa dici? Sì, trovo tutta l'altezza e la tecnicità giusta che solitamente si riscontra qua a Manerbio, poi con tanti cavalli, tanti partenti, giustamente il direttore di campo deve fare un po' di selezione, e le difficoltà anche nella 30 fasi, che sembra una gara facile, non diventa per niente facile, infatti ci sono pochissimi doppi zero. Io sono tra questi, per fortuna, oggi. Senti, monti i tuoi cavalli, ma monti anche i cavalli Jasmine. Sì, certo, certo, perché... siamo in dolce attesa. Esatto, e questo era l'altro, parlare d'altro. Sì. Tra due mesi nasce Edoardo. Sì, due mesi, e quindi sto montando i cavalli suoi. E lei non è molto felice. Per un periodo determinato, lei tende sempre a sottolinearlo. Vediamo se riesco a requisirgliene almeno uno. Che non sono male, no? No, lei ha un cavallo di 6 anni, che oggi si è ben comportato, un figlio di Cardento, che ha fatto solo 5 concorsi quest'anno, anche per questo motivo qui, diciamo, e poi è un cavallo che questo weekend è a riposo, che è un figlio di Contendro di 13 anni, si chiama Kulmen, che gli ultimi due concorsi ha vinto almeno un giorno la 40, sia a Gorla che a Sommacampagna. Sommacampagna domenica fa 2 errori, ma bene, ha saltato bene il Gran Premio del Memorial di Oscar Baldo, e 2 mesi fa si è piazzato anche a Trucazzano, ha fatto doppio zero quarto nel Gran Premio, quindi lui sta saltando benissimo, e questo weekend le abbiamo dato un po' di riposo, insomma, questo cavallo, e poi a casa ne ho un altro che vediamo se riusciamo a portarlo anche lui fuori, che è un cavallo buonissimo, e si chiama Elighe, vediamo un attimino. Fra qualche giorno a Verona farai sicuramente un salto. Sì, mi ero iscritto anche al 2 stelle, ci tenevo, però ho fatto un filino tardi le iscrizioni, quindi sono rimasto in lista d'attesa, e allora niente, vengo a vedere. Certo, beh, Verona, insomma, appuntamento per noi appassionati immancabile. Bene, grazie Gino. Grazie a te Paolo, ciao.